Un'azienda storica della nostra città che tra quelle artigiane impegnate anche nell'arte della decorazione, della creazione, della creatività, vede un rappresentante storico, nostro amico, anche aderente al nostro sodalizio, il signor Benny Olanda, che è qui con noi. Buongiorno Sabino. Buongiorno signor Benny. Buongiorno a te. Benvenuto sul nostro canale. Grazie, tu benvenuto sai, a voi. Ci diamo del tu perché ci conosciamo da anni, sai che noi abbiamo sempre unito all'attività sindacale anche un'attività che fosse di natura sociale e solidale, per cui da questo punto di vista come associazione di categoria pensiamo di poterci anche distinguere per privilegiare questo aspetto umano che mai deve mancare all'interno di un rapporto che poi deve anche necessariamente essere di salvaguardia dei diritti e di battaglie sindacali che sai bene quante ogni giorno ne portiamo avanti. Benny, un artista, quando parlo con i nostri artisti che operano soprattutto nell'artigianato, mi piace definire artista colui che crea, che mette in evidenza la creatività, che è la caratteristica esatto. principale che viene prima degli aspetti commerciali. Per cui ancora prima è la passione soprattutto. È la passione che guida sicuramente questa creatività. Credo esatto. che questi elementi possano e riescano a far superare qualsiasi crisi, anche di tipo economica, perché se non c'è la creatività, se non c'è la passione, poi basta un minimo momento di difficoltà per gettare tutti nello sconforto. Esatto. Invece vedo che anche il sorriso che ti caratterizza ti è di buon auspicio. Questa mattina siamo nel tuo laboratorio. Raccontaci brevemente la tua vita commerciale, artistica e da artigiano. Allora, praticamente ho iniziato una quindicina d'anni fa così nella bottega di mio zio. Poi ovviamente la passione per questo lavoro l'ho avuta da sempre, ecco, da piccolino. Non appena ho compiuto 18 anni, mi è venuta proprio questa voglia di mettermi in proprio aprendo la prima sede in via Santa Maria dei Miracoli, dove lì ho cominciato con un piccolo laboratorio. Talmente poi la passione era troppa, era tanta. Nel 2007 abbiamo deciso di aprire poi un'altra sede qui in via Alto Adige, al numero 25. E praticamente qui creiamo, realizziamo tutto ciò che riguarda la cornice a 360 gradi. Quindi lavoriamo il prodotto grezzo, lavoriamo il prodotto finito, in base a tutte le decorazioni che comunque una persona, un cliente ci richiede. Ad esempio, se prendiamo un modello di cornice, che può essere, come in questo caso, grezza, otteniamo tutte le finiture che vogliamo. Quindi dalla doratura alla foglia oro, alla foglia argento, facciamo le laccature anche, insomma, cerchiamo di soddisfare a 360 gradi appunto i gusti dei clienti. Bene, Benny, è chiaro che quando parliamo di lavori di questa natura, lo facciamo spesso anche con gli orologiai, con i gioiellieri, eccetera, si può partire da un lavoro di poco valore
a uno invece di altissimo valore, per cui io immagino cosa possa significare incorniciare, per esempio, un dipinto di un certo pregio. So che tu fai anche questo tipo di lavoro, anche, per cui questo presuppone alla base un principio di fiducia tra il cliente e colui, l'artigiano, il maestro che realizza. Sei soddisfatto della clientela? Sono appunto soddisfatto proprio per questo tipo di rapporto, ecco, che comunque con le persone si è creato, come dire, questo rapporto di fiducia, di sincerità. Ormai, come dire, sono conosciuto abbastanza sulla zona di Andria e anche fuori, perché comunque mi vengono a trovare clienti da fuori, lavoriamo anche su internet, insomma, cerchiamo, come dire, di espanderci anche per il nostro futuro, oltre ovviamente ad avere comunque una campionatura di oltre 600 modelli anche di cornici, quindi dai modelli moderni ai modelli classici, ai modelli contemporanei. Cerchiamo appunto di soddisfare tutte le esigenze di ogni cliente. Bene, non è un caso, Benny, che oggi un'impresa BAT ha voluto cominciare con te questa serie di incontri, perché la simpatia ed è un aspetto personale, però c'è un elemento fondamentale, si chiama fiducia. Tu sei una persona che ispira di per sé fiducia, ma sei una persona che la fiducia l'ha guadagnata sul campo, l'ha guadagnata lavorando e creando quel bel rapporto con la clientela. Adesso mi aspetto da te una bella iniezione di fiducia per tutti i tanti colleghi che stanno resistendo a questo drammatico momento. Purtroppo a molti non possiamo più parlare perché non sono più tra noi, ma tanti altri sono tra noi in silenzio, soffrono e soprattutto resistono a questo momento che sta rappresentando anche un momento di isolamento sociale e soprattutto istituzionale. Credo che la solidarietà debba prevalere, per cui il tuo messaggio qui di fronte alle nostre telecamere sia un buon auspicio per quanti veramente ce la stanno mettendo tutta. Dico soprattutto ai giovani, soprattutto ai ragazzi che hanno comunque la metà, i trentenni, ecco, di stringere i denti e di non mollare mai. Sappiamo perfettamente che non è, come dire, il periodo non è favorevole per tutti, ma comunque bisogna lottare, in tutto e per tutto. Grazie, Benny. Sono proprio convinto, troppo poco.